Buongiorno, sono Roberto Chiaro. Io sono Cristian Toso e frequentiamo il quinto anno dell'indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologia. Oggi svolgeremo un'analisi spettrofotometrica con lo spettrofotometro FTIR che abbiamo acquistato grazie ai fondi del PON, laboratori didattici innovativi. Questo strumento sfrutta le interazioni tra i gruppi funzionali presenti all'interno della molecola e le radiazioni IR emanate dallo strumento. Per analisi qualitative, in particolare per analizzare polimeri e sostanze organiche sia allo stato solido o in polvere che in liquido o in soluzione, per rintracciare sostanze inquinanti al loro interno. A seconda dello stato di aggregazione del campione da analizzare possiamo utilizzare diverse punte, come possiamo vedere qui. La prima analisi che effettueremo sarà su un comune sacchetto di plastica e quindi utilizzeremo la punta per solidi e polveri. Prima di iniziare l'analisi dobbiamo effettuare un monitoraggio sull'energia della sorgente luminosa e dopo effettueremo il bianco e poi l'analisi. E le due correnti coincidono, quindi possiamo proseguire con il bianco. Questa è l'analisi del bianco che adesso è all'87%, nel mentre che aspettiamo che finisca iniziamo a preparare il campione, che è un comune sacchetto di plastica fatto in polietilene HD che andremo poi a posizionare sulla punta di diamante. Adesso posizioniamo il campione e regoliamo l'intensità della punta. Questa è la preview dello spettro e dato che non è ancora precisa aumentiamo l'intensità sul campione. Ora è uno spettro accettabile e quindi diamo il via alla scansione. Questo è lo spettro ottenuto del polietilene che poi possiamo confrontare con degli spettri già esistenti in letteratura in un database che abbiamo sul computer. Ora analizzeremo un estere sintetizzato in laboratorio che è il salicilato di metile, chiamato anche diciamo in linguaggio comune olio di Gaultheria. In questo caso utilizzeremo una punta adatta per le soluzioni e solventi e quindi procederemo nell'inserire il salicilato di metile. Il bianco l'abbiamo già effettuato prima e andremo ad inserire l'estere. Ora avvieremo la scansione. Lo spettro ottenuto corrisponde a quello prescritto nella letteratura, che vuol dire che l'analisi è avvenuta con un successo. In conclusione, l'FTIR è uno strumento robusto, maneggevole, di facile utilizzo e portatile, in quanto possiede un'alimentazione propria e quindi può essere utilizzato direttamente nel campo di analisi.